È ok che tanto dobbiamo morire, però insomma, quantomeno arriviamoci bene. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Mi avete chiesto dei consigli utili sullo stretching da fare prima di suonare, quindi se è il caso di farlo e in quel caso quali esercizi fare. Quindi in questo video cercherò di dirvi se fare lo stretching, quando fare lo stretching e perché, e infine vi darò un paio di esercizi utili per il vostro stretching prima di suonare. Quindi andiamo dentro il video. Devo dire che io non sono mai stato un grande amante dello stretching prima di suonare, soprattutto ai polsi, perché vedevo questo movimento, e a volte vedo ancora questo movimento, come un movimento più che altro pericoloso, perché possiamo tirare un muscolo, tirare un tendine o comunque andare ad infiammare, prenderci una tendinite o qualcosa del genere, che è assolutamente indesiderata per noi batteristi. Soprattutto perché non sappiamo come fare stretching e spesso seguiamo dei concetti che abbiamo fatto magari fino a questo momento, ma non è detto che questi concetti siano giusti. Quindi ho sempre evitato di fare stretching prima di suonare, prima di allenarmi, dopo l'allenamento, dopo aver suonato. Ho sempre evitato. Sono sempre andato così in naturale e devo dire che poi grossi problemi alla fine non ne ho mai avuti. Comunque sia, lo stretching c'è ed è consigliato da molti batteristi. Ci sono moltissimi grandi batteristi che lo usano, moltissimi altri grandi batteristi che non lo fanno affatto. Quindi entriamo di più in merito all'argomento e vediamo perché facciamo stretching e perché possiamo fare stretching. Alcuni batteristi vedono lo stretching come una pratica da fare dopo l'allenamento, dopo lo studio, per diciamo riallargare le dita che sono state chiuse, per riprendere diciamo le funzioni normali dei nostri polsi dopo l'allenamento. Altri batteristi, fra parentesi compreso me, lo vedono come una cosa da fare prima di suonare. Poi vedremo come in realtà, bilanciando le due cose, si ottiene magari una cosa un pochino più omogenea, più veritiera. Vi dico perché secondo me si può fare stretching prima di suonare e a volte è consigliato farlo. Perché mi viene in mente, per esempio, il momento in cui stiamo per suonare un live o stiamo per affrontare una pratica di studio intensa e vogliamo, diciamo, prepararci a questa cosa che stiamo per suonare. Quindi vogliamo che i nostri polsi, la nostra muscolatura siano già un pochino caldi prima di prendere le bacchette in mano. E questo, secondo me, è il motivo per cui anche atleticamente si fa stretching. Lo stretching non è solo allungare i propri muscoli e i propri tendini, ma è anche riscaldarli, perché quando li tiriamo comunque scorre più sangue all'interno dei muscoli e quindi il muscolo si riscalda e si prepara a fare un certo movimento. Quindi quello che consiglierei io come stretching è qualcosa da fare prima dello studio o del live, in modo che prepariamo le nostre articolazioni a uno sforzo un pochino maggiore di quello che sarebbe stare fermi, appunto. Devo dire che però ha buon senso anche praticare un po' di stretching dopo che abbiamo suonato, comunque sia permette di enfatizzare ancora di più questo stretching che stiamo dando ai muscoli e ai tendini. Quello che ci tengo a dire però, ragazzi, su questa cosa è che lo stretching può essere fatto su tre livelli. Ci può essere lo stretching a livello muscolare, che è il primo livello che ci interessa. La prima cosa, quando ci stretchiamo, allunghiamo le fibre muscolari. Poi un secondo livello più profondo abbiamo lo stretching a livello dei tendini, che lo attiviamo se restiamo nelle posizioni per più tempo e se pratichiamo lo stretching per più giorni consecutivamente. Il terzo livello, che è quello più profondo, che vale di più per gli atleti o chi fa stretching ad un livello più avanzato, che è lo stretching a livello dei legamenti. Quindi quando ci andiamo a strecciare dobbiamo capire anche cosa strecciamo. Se ci strecciamo per la prima volta nella nostra vita, noi andiamo a fare uno stretching a livello muscolare, cioè significa che le nostre fibre muscolari si allungano. Quando le fibre muscolari si allungano si rinforzano anche, quindi è giusto farlo. E in più un altro effetto positivo dello stretching è che abbassiamo la nostra soglia, diciamo, del dolore, per quello che sono le posizioni di fatica che assume il nostro corpo. Se il nostro corpo è stretchiato, riesce a mantenere anche con meno fatica posizioni, diciamo, convenzionalmente dolorose. Adesso puoi continuare con il discorso. Ora io ci tengo a spezzare una lancia non solo a favore dello stretching che si fa per batteristi, fondamentalmente polsi e avambracci, ma io ci tengo a spezzare una lancia a favore dello stretching in generale. Cioè, se voi siete degli atleti, se siete persone che fate, che ne so, yoga, palestra, qualsiasi disciplina atletica, ginnastica, nuoto, vi interessa particolarmente la mobilità motoria, la mobilità del vostro corpo. Ed è la stessa cosa che in realtà deve interessare tutti a prescindere, perché se avete visto il video sulla postura, anche lì ho ripetuto il fatto che
il nostro corpo è una macchina prima di tutto imperfetta. Perché? Perché si deteriora facilmente e perché noi pensiamo di stare bene per moltissimo tempo e poi a un certo punto, pam, succede qualcosa e tutto va a farsi friggere, ci prendiamo una tendinite. Insomma, il nostro corpo, diciamo che da un momento all'altro, anche se non voglio essere catastrofico, ci lascia a piedi. È così, è la vita, ragazzi, lo sappiamo tutti. Quindi secondo me è una follia totale non prendersi cura, quantomeno con degli allungamenti, con dello stretching, e ridargli l'apertura che si merita. Perché noi, con il passare del tempo, cosa fa? Il nostro corpo si rattrappisce, le nostre articolazioni diventano più rigide, si irrigidiscono i legami. Secondo me è una follia non dedicare uno spazio della nostra giornata a fare un po' di stretching, un po' di attività fisica, perché noi abbiamo solo questo corpo. E anche se dura tantissimo, perché vi sfido a voi a trovare una macchina che dura tanto quanto dura il corpo umano, comunque sia si deteriora. È ok che tanto dobbiamo morire, però insomma, quantomeno arriviamoci bene. Quindi questo per dire che se siete degli atleti e già fate una pratica di stretching nella vostra routine sportiva, lo stretching per batteristi può anche passare in secondo piano per voi. Cioè, comunque sia, è uno stretching che comunque fate. Se vi allungate, che ne so, nella posizione dell'ostacolista, se vi allungate in qualsiasi altro modo, state facendo anche stretching agli avambracci e ai polsi. Cioè, quindi andrà benissimo. Se volete incrementare, poi potete anche aggiungere questi esercizi. Quindi eccoci agli esercizi che vi vorrei dire, appunto, per stretchare la muscolatura dei polsi e degli avambracci. Benissimo, quindi i due esercizi che vi propongo appunto sono questi, molto semplici. Uno dove si va a tirare la parte inferiore dell'avambraccio, la parte sotto dell'avambraccio. Uno dove si va a tirare la parte sopra dell'avambraccio. Quindi quello che si fa semplicemente è di andare a tirare in questo modo la mano all'indietro, sentendo lo stretching nella parte sotto dell'avambraccio. C'è una bella differenza fra fare così e fare così con le dita tese. Quindi mi raccomando, fate attenzione a tendere le dita senza scassarvi il braccio, insomma, piano piano. Questo è uno, tra i 30 secondi e un minuto andrà bene come tempo. Un altro esercizio è questo, cioè dove andiamo a strecciare la parte sopra dell'avambraccio, in questo modo qua. Sentiamo lo stretching appunto in questa parte qua, è molto benefico. Anche qui, fra 30 secondi e un minuto andrà benissimo. Ed eccoci qua, accanto ad una bellissima parete, liscia e bianca, e la possiamo utilizzare per fare stretching con tutte e due le braccia contemporaneamente. Quindi semplicemente quello che facciamo magari è di appoggiarci in questo modo. In questo modo magari non fa niente, però se le giriamo le braccia, ecco che sentiamo lo stretching in questa parte qui. Sentiamo tirare. Quindi ci possiamo testare tra i 30 secondi e un minuto. E poi il secondo esercizio, in questo modo qua. E anche qui ci possiamo stare tra 30 secondi e un minuto, in questo modo o anche in questo modo. Ci terrei anche ad aggiungere che io eviterei tutti i movimenti scattosi o dinamici, tipo questo. Non perché sia malato farlo a prescindere, ma perché se noi non abbiamo mai fatto niente e ci mettiamo e pensiamo un bel giorno di fare questo qui, è anche possibile che ci tiriamo qualcosa. Magari non è il caso di una persona atletica, come dicevo prima, però uno che da zero parte e inizia a girare il polso come se ci fosse un domani, secondo me un po' male si fa, cioè ai legamenti, intendo. Quindi lo stretching che vi sto consigliando è stretching passivo e statico. Non facciamo roba tipo scatti in questo modo qui, perché ci distruggiamo i tendini. Dunque, in generale, le considerazioni che posso trarre da questo video e il consiglio che vi do sono questi. Attenzione, dopo aver visto questo video, ma magari vi è presa voglia di fare stretching, quindi se non siete abituati a fare stretching, siete ansiosi prima di una data, siete ansiosi prima di una qualsiasi cosa che volete fare, avete visto questo video e dite: oh, oddio, sì, faccio stretching, e vi mettete lì per la prima volta nella vostra vita a fare stretching, non lo fate, perché fareste più danno che altro. Partite e prendete la filosofia di fare stretching come una cosa quotidiana, se volete farlo. Non è una cosa una tantum. 5 minuti di stretching alla settimana, che sono 30 secondi o un minuto al giorno di stretching, saranno sufficienti per aumentare gradualmente la mobilità dei vostri arti. Quindi, se avete visto questa cosa per la prima volta e adesso volete provare, e magari è proprio prima di un live perché
ci montate anche la tensione del live e quindi volete essere pronti ad affrontarlo, non lo fate, ve lo sconsiglio assolutamente. Piuttosto bevetevi un caffè o fate qualsiasi altra cosa che vi tira su e andate a suonare. Se invece ti interessa andare a scoprire se ci possono essere dei benefici per il tuo drumming eseguendo dello stretching quotidiano, allora ti consiglio di seguire questi due semplici esercizi che ti ho mostrato in questo video e quindi gradualmente andare a vedere se ci sono dei miglioramenti anche nella tua esperienza batteristica, se magari sei più fluido nei movimenti o se magari senti anche meno stress ai muscoli e quindi recuperi anche più velocemente tra una sessione di studio e un'altra. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e che questi consigli vi siano stati utili. Mi raccomando, andateci piano, non distruggetevi i tendini e se volete prendetela come una cosa quotidiana. Quindi anche per questa volta è tutto, io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!